Salve a tutti ragazzi, io sono Lorenzo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la recensione dell'attaccante cileno dell'Arsenal e il Niño Maravilla Alexis Sanchez nella sua versione Team of the Tournament, conquistata grazie alle splendide prestazioni sfornate durante la Copa America Centenario, conclusasi proprio in questi giorni con la vittoria del Cile e con Sanchez eletto miglior giocatore della competizione. La carta si presenta con un overall di 90, più 1 rispetto alla versione International Man of the Match ottenuta qualche giorno fa e più 4 rispetto alla sua versione Not in Form, sempre nel ruolo di ala sinistra. Mi sento di dire che Sanchez è uno dei migliori giocatori che abbia mai provato su FIFA 16. Ha tutte le caratteristiche che mi piacciono per un'ala sinistra: ottima velocità, ottimo dribbling, è destro e ha delle statistiche di tiro spaventose, molto meglio di tanti altri attaccanti. Ha infatti 92 sulla carta, con addirittura 94 di posizionamento, 94 di finalizzazione e 90 di potenza tiro, che gli consentono di accentrarsi e tirare a giro sul secondo palo e di segnare praticamente sempre. In più ha 3 stelle piede debole e anche delle buone statistiche di passaggio e di cross, in modo che all'occorrenza è in grado anche di buttare palloni in mezzo con discreta precisione, per andare in rete con la punta o comunque per variare un po' il gioco e non dare troppi punti di riferimento al difensore avversario. Una delle cose che mi ha piacevolmente sorpreso di Sanchez è come sia in grado di adattarsi a ogni stile di gioco. Vi faccio un esempio: lui ha alto di work rates e 87 di aggressività, quindi tenderà a pressare e a tornare spesso in difesa. Però, semplicemente cambiando le istruzioni giocatore, potete mettere resta in avanti in modo da averlo pronto per un contropiede, oppure dirgli di restare indietro per dare una mano in difesa e poi impostare l'azione con calma. E questa cosa si può fare anche grazie al fatto che, escluse le statistiche difensive, ha più di 80 in tutte le altre, addirittura più di 90 in velocità, dribbling e tiro. Insomma, Sanchez è un giocatore veramente straordinario che andrebbe assolutamente provato, anche se ha un prezzo abbastanza elevato. Infatti si trova sui 360.000 crediti per PlayStation 4 e circa 280.000 crediti per Xbox One, ma come ho detto, secondo me li vale veramente tutti. E dato che Sanchez, in occasione del settimo compleanno di FUT, aveva ottenuto la carta Not in Form, cambiata di ruolo, passando da ala sinistra a attaccante centrale, ho voluto provare anche questa sua versione speciale come punta. E se devo essere sincero, non sono stato molto soddisfatto, perché spesso rimaneva indietro, nonostante le istruzioni del giocatore, e mi ritrovavo a salire con uno dei due esterni, senza però avere nessuno al centro da servire. E le poche volte che potevo servirlo, ero costretto a mettergli la palla sui piedi, dato che di testa non è in grado di imporsi. Infatti è alto 1,69 m e ha solamente 69 di testa e 78 di elevazione. Magari può adattarsi allo stile di gioco di qualcun altro, ma di certo non al mio, dato che mi piace avere al centro un attaccante in grado di saper colpire di testa all'occorrenza. E comunque questa cosa non voglio considerarlo assolutamente un contro del giocatore, dato che va schierato come ala sinistra, era giusto così, per completezza. Quindi, ricapitolando i pro di questo giocatore, dato che di contro non ne ha, troviamo la velocità, il dribbling, il tiro e il cross. Quindi, il voto finale che gli do è un bel 10. Detto questo, io vi saluto e ci sentiamo per la prossima recensione. Ciao!